Siamo senza terapisti. E con questa condizione non possiamo stare senza personale. E se ne vanno già tre qua. E manca 7 mesi. E non possiamo stare senza terapia. E non è giusto questo. Ti posso dire che Bettina è carente di fisioterapia. Quello che manca a lei è la fisioterapia, perché i riflessi, più o meno come ti faccio vedere, sono abbastanza vivi. Per quanto riguarda invece Luigi prima era in un altro mondo, i sensi ce l'aveva obnubilati. Perché? Perché non vedeva, era cieco. Finalmente, dopo varie insistenze da parte di tutti, si è riusciti a farlo operare e ora finalmente lui, acquistando un bel po' di vista, riesce a rivivere di nuovo. È rinato, ha riacquistato con la vista altri sensi. Lui ora mangia da solo, lui ora prende il bicchiere e beve, cioè ha acquistato una parziale indipendenza, escluso logicamente la fase motoria. Per il resto lui è un'altra persona, uno come noi, che lo vedeva prima e lo vede adesso e dice: questo non è Luigi, questa è un'altra persona. Ma io mi batterei ancora di più per quanto riguarda la fisioterapia. Questo è un istituto, un ente che ha bisogno principalmente di fisioterapisti. E Bettina ne la comprova, ma è come lei e tanti altri, hanno bisogno di fisioterapia seria, per quello che ancora si potrebbe recuperare, perché gran parte è andato perso, perché ormai sono di una certa età. Quindi, sono convinto che su alcuni ancora sarebbe un po' efficace.